Ragazzi, questa è la Sega Brushless circolare a immersione, tolta dalla scatola. Quello che c'è all'interno è il mega valigione, che è una roba veramente gigantesca, e poi la guida, quella di cartone. È la prima volta che esce in Italia. Adesso voglio aprirla con voi in diretta perché è veramente qualcosa di spettacolare. La guida poi pesa veramente tanto. È una cosa. Allora, apriamo, vediamo com'è dentro. Sganciamo. Questo è il mega baule con dentro la. Là là, che grossa che è, mamma mia! Ma è gigantesca, ma è enorme! È più grossa dell'altra. Adesso ve le metto a confronto. Ve le metto a confronto perché c'ho anche qui l'altra. Questo è lo scontrino. Ricordo che costa 150 euro, viene fornita con la guida, questa sega circolare brushless. Scusate, ma sono con una sola mano e sto facendo tutto il mega video. Allora, praticamente è gigantesca. Questa è la sega brushless, che è una roba potente, cioè la vedo grossa, e vi faccio vedere il confronto con quella normale. Questa è quella normale a immersione e questa è quella brushless. Cioè, sono una roba. Questa io l'ho usata, è bella perché è molto maneggevole. Chissà se anche questa mi darà la stessa maneggevolezza, ma mi sembra veramente enorme e gigantesca rispetto a questa normale. Versione brushless e versione normale. Il disco non lo so se è uguale, però mamma mia, questa è enorme. Non mi aspettavo una cosa così grossa, mi aspettavo la stessa, l'equivalente di questa versione nera. È veramente veramente grande. Vediamo se, non vorrei farmi male, vediamo se funziona perché l'ho appena aperta, se no devo ricorrere subito di nuovo al Lidl per farmela cambiare. Vediamo se va. Sembra andare. Qua c'è tutto un display con delle velocità da regolare. Ah, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi così dovrebbe essere alla massima potenza. Questa però va usata con una 4 A, mi sa, perché con la 2 vedo che fa fatica. No, è molto più complicata. Dopo me la vado a leggere, me la vado a studiare un attimo, ma rispetto a questa è molto più grossa anche. Guardate, ve le metto proprio a confronto. Guardate, questa è la brush. Ora ho capito come mai costa 150 euro. È un mostro, è un mostro. Bene, bene. Ragazzi, è un unboxing veloce, non vi tengo più ancora più inchiodati al video. La guida, un attimo, vi faccio vedere anche la guida. Praticamente è questa qua, che poi dopo viene data in dotazione, ecco perché costa 150 euro. Praticamente sono due pezzi, vedo qui, aspettate che la tiro fuori. Allora, vediamo, ho una sola mano, purtroppo mi dispiace fare i video così, ma ho una sola mano e non riesco bene. Come potete vedere, è una guida. Proviamo a metterla così, mi allontano. Praticamente è una guida che arriva fino, dovrebbe arrivare a 140 centimetri, dove poi scorre la sega. Ma è qualcosa di mostruoso, non immaginavo, ragazzi, prima volta in Italia, io non immaginavo un mostro del genere. Niente, per il momento è tutto, magari poi farò una prova, farò qualcosa, ma è giusto un unboxing per farvi vedere cosa c'è all'interno della scatola e come mai costa 150 euro, perché anch'io mi domandavo, ma è un po' esagerato come prezzo, ma a vederla così forse li vale, li vale. Bene, tutto ragazzi, per il momento vi saluto, un abbraccio a tutti.